ringrazio il Presidente Sangalli e il Presidente Stoppani per l'introduzione e soprattutto per aver promosso questo lavoro. Un lavoro che direi arriva anche in un momento, se ne posso permettere, particolare in cui il Paese sta vivendo anni difficili, questo salto di chiusure sugli esercizi commerciali, in particolare i ristoranti, i bar, pubblici esercizi. È sicuramente un momento di difficoltà che viviamo e nel nostro settore in particolare molto duro, molto difficile. Una cosa interessante è che la crisi che ha colpito tutto il paese, le aziende, ha creato un fenomeno particolare che è quello che tanta gente magari si è ritrovata anche senza il lavoro. E molti si sono lanciati in iniziative imprenditoriali e devo dire che una delle attività più gettonate, se posso usare questo termine, è quella della ristorazione. Tanti passano da fare i programmatori informatici in una società a voler aprire un ristorante. Purtroppo di strada ce ne passa, la ristorazione è un mestiere difficile. Mi permetto di dirlo perché ho una doppia anima, sono di formazione un pubblicitario, il mio mestiere è pubblicitario, ma sono anche un ristoratore. E quando ho iniziato ad affrontare la ristorazione, perché avevo una passione particolare per questo mondo, devo dire che pensavo di trovare tutt'altra cosa rispetto a quello che ho trovato. E avrei voluto in quegli anni avere una guida, un manuale, che ancora dobbiamo decidere che cos'è esattamente, per orientarmi e darmi delle dritte che poi ho imparato sulla mia pelle, incontrando professionisti che mi hanno guidato, per poi appassionarmi a questo mestiere e portare tutto quello che avevo imparato in 20 anni di multinazionali di largo consumo a vendere detersivi nel mondo della ristorazione. Perché? Perché vendere un detersivo, vendere un ristorante, alla fine non è poi una cosa così diversa. Quindi il primo tema per introdurre questa guida, non mi parte ovviamente. C'è Alessandro che ti può dare una mano. Comunque anticipo la prima slide, è quella che è arrivata, che è proprio questa: la più grande sfida che affronta l'impresa moderna è il cambiamento. Di Peter Drucker. Oggi la più grande difficoltà è riuscire ad affrontare un mondo che non solo in questo momento è in fase recessiva, quantomeno tutto il mondo occidentale, ma questa recessione si accompagna anche ad un cambiamento clamoroso. Ho messo qui una serie di indicazioni per quanto riguarda l'impatto sul consumo di alcuni fenomeni di massa. La televisione, possiamo datarla nel 1927 come data di nascita, il primo PC è nato a livello ovviamente consumer nel 1977, sono passati 50 anni. Se voi scorrete la lista, oramai il tasso di mutamento della nostra società, tramite in questo caso la tecnologia, cresce a una velocità vertiginosa. Tra la nascita del World Wide Web, Google, l'MP3, Facebook, gli smartphones, ormai i tempi si sono concentrati. Ora c'è una grande verità che qualsiasi ristoratore, io per primo, sostengo, è che il successo di un ristorante è dato dal passaparola. Ora, 50 anni fa il passaparola si costruiva, no, con un approccio molto lento, che era molto lento a farsi, ma anche molto lento a disfarsi. Oggi
un tweet può lanciare immediatamente nella stratosfera un locale, ma con la stessa velocità lo può annientare. Basta che uno vada in un posto, non trovi il servizio che si aspettava, non trovi la qualità che si aspettava, manda un tweet, invece di dirlo a una persona, magari lo dice a 800 persone. E queste 800 persone a loro volta lo dicono ad altre 800 e, diciamo, l'effetto lo potete immaginare immediatamente. Tutto questo crea un cambio molto importante nella gestione, in particolare di un'attività di ristorazione che vive sul passaparola. Ecco, tutti questi strumenti oggi, oltre alle guide che ci assillano e ci creano l'ansia da prestazione, e c'è anche, no, Facebook, i commenti della gente, TripAdvisor, no, tutti i commenti che le persone si scambiano sugli smartphone, le immagini, si vedono cose che non vanno, foto di piatti in ristoranti che vengono fatte circolare da persone, ecco, cose tutte inconcepibili, che a fronte dei quali noi ristoratori dobbiamo comunque in un qualche modo attrezzarci. Venendo un attimino al tema della guida, un'altra area sulla quale i ristoranti e i ristoratori devono diciamo, cambiare approccio è il concetto un pochino di cos'è teorico e cos'è pratico. Per i teorici, i grandi guru della gestione d'impresa, tutto è pratico, cioè fondamentalmente il teorico fa una bella teoria di ciò che è pratico. Per i pratici invece non tutto è sempre teorico, e quindi ci troviamo molto spesso a confrontarci con concetti, principi che poi dopo, quando dobbiamo applicarli concretamente nei nostri ristoranti, nelle nostre cucine, con la gestione del nostro personale, non trovano riscontro. Ora, quello che abbiamo voluto fare con questa guida è proprio unire questi due mondi. Abbiamo voluto unire un mondo teorico, perché ci sono delle leggi che governano tutti i mercati, tutte le operazioni commerciali, di cui la ristorazione è una molto importante, con però una realtà pratica molto molto particolare. L'altro giorno, nella mia attività di pubblicitario, presentavo a un cliente un'analisi per cui, se noi pensiamo a un detersivo sostanzialmente ha 5 punti di contatto con un consumatore finale e verso il quale il consumatore finale determina se quel detersivo è un prodotto adeguato o no per lui. E questo viene, no, il packaging, quindi il prezzo, quando lo porta a casa l'uso del prodotto, il profumo e fondamentalmente quando tira fuori il bucato dalla lavatrice e vede tutto. Un'esperienza di ristorazione rispetto a un detersivo ha una ipercomplessità che non immaginiamo nemmeno. Possiamo dire, allora, i punti di contatto mediamente in un'esperienza singola di ristorazione viaggiano tra i 200 e i 250 in un'esperienza di ristorazione. Perché? Sarà capitato sicuramente a tutti di avere, no, l'esperienza di fare una cena fantastica, mangiare del buon cibo, essere servito bene, e al momento della fine serata chiedere una bottiglia d'acqua, il cameriere se la dimentica, quest'acqua non arriva, non la deve chiedere, e questo punto di contatto crea un'incrinatura nella relazione, piuttosto che il posacenere, piuttosto che no, come gli è stato ben consigliato o mal consigliato il piatto, come era fatta la mise en place sul tavolo, come erano coperte le sedie, quanto era affollato il locale, quanto rumore c'era. Perfetto. Quindi, in un'esperienza singola di ristorazione, la possibilità che qualcosa vada male non è una possibilità nel nostro settore, è una certezza. E quindi la gestione di una complessità tale richiede delle competenze incredibili. Ritengo i nostri ristoratori, noi ristoratori, mediamente molto più forti dei grandi uomini di marketing delle grandi multinazionali, che i punti di contatto da gestire sono 5 e hanno 1000 persone a gestire quei 5 punti di contatto. Noi che abbiamo 250 spesso siamo da soli per gestirli. Da cui l'idea di questa guida. Gestire tutti questi punti di contatto implica delle reazioni a catena nel nostro sistema che vogliamo imparare a governare. Venendo un attimino quindi a questa guida, cosa abbiamo fatto? Abbiamo voluto
Innanzitutto scrivere una guida molto concreta. Nella guida si trovano casi reali, si trovano esempi concreti, situazioni vissute. Ci siamo molto concentrati sulla parte del business plan. Una volta discutevamo ieri sera con alcuni di voi, l'attività di ristorazione iniziava perché dire «Ah, vabbè, ma io so cucinare bene, tu sai cucinare bene, dai, perché non apri un ristorante?» Oppure uno dice «Ah, ma abbiamo quel locale lì, no, che di famiglia, non sappiamo che farne, apriamo un ristorante». Ecco, credo che questi tempi siano revoluti. È sempre possibile utilizzare un locale, ma bisogna farlo con consapevolezza, sapendo a cosa si va incontro, perché il mercato oramai è diventato implacabile. E quindi copriamo i temi della gestione del business plan, quindi di come è strutturata proprio l'attività di ristorazione, dal concept del ristorante. Oggi sappiamo, ecco, 50 anni fa il ristorante era monoconcept, cioè nel senso che andare al ristorante rispondeva fondamentalmente a una o due occasioni, e quindi i ristoranti offrivano uno o due concetti. Oggi ci troviamo che c'è una miriade incredibile di offerta di concetti vari, vasti, diversi, buoni, e farsi strada, farsi riconoscibili, farsi scegliere, diventa difficile. Da cui l'importanza di avere un concept. Quindi non è importante avere un ristorante, è avere un concept che ne ha un ristorante. Dopo avremo qui degli emeriti colleghi che insomma sono sicuramente degli esempi importanti da questo punto di vista. L'altro aspetto è il concetto dell'innovazione. Si è sempre pensato che l'innovazione fosse creare un nuovo tipo di ristorante. Quello che abbiamo voluto offrire all'interno di questa guida è una bussola in cui si può scoprire come innovare in qualsiasi area della nostra attività di ristorazione. Non vogliamo cadere nella trappola concettuale che l'innovazione è semplicemente fare un nuovo prodotto o aprire un nuovo ristorante. Molto spesso tanti ristoratori vedono la loro attività scemare perché magari non la ritengono più adeguata all'offerta del momento, ai gusti dei consumatori, e quindi di conseguenza la fanno scemare, non fanno nulla. Non è vero, si può innovare un'attività esistente. Si può rinnovare un'attività esistente, si può riposizionare un'attività e si può quindi fare tantissimo, a tanti livelli, per migliorare la propria gestione. Si può lavorare sui fornitori, le tecnologie, modi nuovi di organizzare il lavoro, nuovi modi di organizzare le risorse. Ecco, questo è uno specchio in alto. Abbiamo il modello dell'innovazione classico, era dato che l'innovazione era il lancio di nuovi prodotti, che era il modello classico che c'era fino a 20 anni fa. Dopodiché hanno iniziato a nascere, soprattutto dagli anni 90 in poi, con l'esplosione delle nuove tecnologie, il modello dell'innovazione ha cominciato a integrare l'innovazione tramite nuove tecnologie, quindi fare quello che facevamo con nuove tecnologie o nuovi sistemi di produzione. Questo è stato molto dettato da una serie di crisi anche economiche, per cui l'attacco dei costi è stato una prima dimensione che ha affrontato tutta l'impresa globale, inclusa quella di ristorazione. Ecco, oggi siamo in un'era globale in cui di globale c'è anche l'approccio all'innovazione. Si può innovare su un nuovo processo di business, su nuovi metodi, su creare nuove competenze, su trovare nuovi canali per proporre il proprio prodotto. Oggi sempre più vediamo ristoranti che si lanciano nella proposta di vendita online dei cibi o dei vini che vendono nel ristorante se trovano il gusto dei consumatori. Insomma, il modello dell'innovazione è un modello dove si può combattere su ogni terreno, su ogni territorio. Io personalmente, nella mia attività di ristorazione, ho fatto, ed è anche indicato nel libro, ho messo in piedi un modello molto, almeno tengo io, innovativo di gestione delle risorse umane, considerando che il nostro sistema di riferimento, il nostro contratto collettivo nazionale, è ancora ancorato su modelli, secondo me, non più validi per gestire un'attività di ristorazione. Abbiamo fatto nella
mia azienda un contratto collettivo di secondo livello per poter delegare ed erogare funzioni diverse e nuove all'interno del ristorante per poter gestire un mondo che cambia. Oggi le cose non funzionano più come funzionavano una volta e ancora abbiamo strumenti vecchi, ci siamo adeguati, ci siamo dati uno strumento di questo tipo. Allora, cosa troveremo all'interno della guida? Anche troveremo per coloro soprattutto che sono interessati o ad aprire una nuova attività oppure a introdurre elementi di novità nel proprio ristorante, quali sono i mega trend mondiali che stanno orientando la domanda dei consumatori. Ci sono dei mega trend, questo è un fenomeno che è vero in qualsiasi settore di mercato. Sentiamo spesso parlare di come sarà la casa del futuro, di come sarà l'automobile del futuro, di come sarà, ecco, anche la ristorazione del futuro ha dei trend. Sono dei trend che sono presentati nella guida e che chiaramente non hanno l'ambizione di essere di rappresentare una preveggenza rispetto al futuro, perché non sappiamo quello che succederà, ma sicuramente sono già trend che si stanno innescando nel mondo della ristorazione e sappiamo che molto spesso nasce un fenomeno in un paese, da qualche parte, considerando la velocità in cui riusciamo a connettere tutto il pianeta rispetto ad un singolo evento, è molto probabile che questo arriverà da noi. Allora, tanto meglio e tanto vale che lo sappiamo, in modo tale che riusciamo a cavalcarlo piuttosto che a portare anche da fuori realtà esterne che potrebbero approfittare loro di questi eventi. Li abbiamo anche inseriti presentando tanti casi. Anche qui i casi sono stati scelti assolutamente in modo libero per rappresentare delle particolarità che sono interessanti per farci riflettere su come altri hanno fatto questo. Chiaramente abbiamo fatto casi in cui le scelte fatte da questi operatori hanno funzionato, casi di successo, nuove domande, formule di consumo innovative, come ristoranti si sono riposizionati facendo quello che facevano prima, cambiando piccoli aspetti ma molto determinanti nell'esperienza di fruizione dei propri consumatori. Insomma, molta ricchezza. Vuole essere sicuramente uno stimolatore questo volume, uno stimolatore per dare elementi di riflessione. I casi non vogliono essere delle strade chiuse per dire ok, bisogna fare una di queste 40 cose, ma vanto, e qui vanto dal mio lato di creativo pubblicitario, l'Italia è uno dei paesi più creativi del pianeta. Io ho viaggiato in tanti paesi del mondo, ho lavorato in tanti paesi del mondo, c'è poco da fare, noi italiani abbiamo una marcia in più da questo punto di vista. Se voi guardate le più grandi aziende del mondo, non lo sappiamo, le consideriamo americane, le consideriamo giapponesi, ma spesso ci sono italiani al vertice che le guidano, perché gli italiani nella gestione, nell'innovazione, nella creazione di valore hanno una marcia in più rispetto a tutti gli altri popoli del pianeta. Spero che non ci siano stranieri, ma vi consento questa libertà proprio da creativo. È importante che noi italiani, che abbiamo questa capacità di innovazione, abbiamo invece una carenza rispetto ad altri popoli, non siamo dei grandissimi gestori in generale. La cosa importante è riuscire a coniugare questi due aspetti. Oggi nella ristorazione è necessario, è vitale. Non si può più riuscire a vivere se non si gestisce bene o se non si gestisce con consapevolezza la propria attività. I principali trend, qui li cito semplicemente, la dimensione della sostenibilità, un tema che è molto importante, non ve lo sto a dire, c'è una coscienza collettiva mondiale che sta crescendo su questo tema e il cibo è il primo dei temi sul quale la sostenibilità va a dire, la sostenibilità ambientale, la biodiversità. Oggi abbiamo culture di grano estensive in tutto il pianeta, si è persa tutta la cultura degli altri cereali e questo crea un problema al pianeta, la gente ne è consapevole, oggi ci sono persone che vanno in ristoranti che possono offrire degli spaghetti di amaranto perché è un'esperienza che oltre al fatto che vale la pena essere vissuta, ma che apre ad un mondo completamente nuovo.
piuttosto che il concetto dell'iperspecializzazione. Oramai ci sono ristoranti che fanno una sola cosa, si consuma solo quella cosa e quella cosa bisogna farla al meglio, piuttosto che ristoranti in cui oramai i tavoli sono stati trasformati in tablet, da cui è stata eliminata tutta la gestione della sala, piuttosto che ristoranti che si sono specializzati effettivamente nella dimensione sociale e socializzante della ristorazione, piuttosto che quelli che hanno innovato sulla gestione delle porzioni. Insomma, ci sono tantissimi spunti ai quali riferirci. Ritorno ad un tema chiave della guida, che è questo tema del concept. Senza concept non c'è oggi un ristorante. Credo che sia l'esperienza di tutti che oramai, quando ci si sente con degli amici per dire dove andiamo questa sera, una volta l'approccio era tradizionale, andiamo da Oio a Casalina, no? Perché era il posto che determinava. Oggi è il concept. Molto spesso negli anni 80-90 il concept era un concept legato a una tipologia alimentare, andiamo dal messicano, andiamo dal cinese. Oggi invece i concept sono molto più vari, la gente ricerca esperienze molto più diverse, ricche. Se devo uscire, voglio fare un'esperienza. Il foodtainment, come si dice oggi, è estremamente importante. Allora, nella guida vengono indicati come formulare un concept, come capire chi vogliamo servire, a chi questo concept può essere di interesse, in quale occasione di consumo questo concept funziona, con quale offerta di prodotti e servizi, piuttosto che qual è il benefit che alla gente interessa. È sorprendente notare come molto spesso oramai la gente nei ristoranti ci va non per mangiare. Il mangiare diventa accessorio ad un'altra esperienza. Oggi il ristorante diventa un punto di socializzazione, molto spesso, e le persone scelgono dei ristoranti in cui questo tipo di socializzazione è per loro più gradevole, e il cibo diventa una conseguenza. Ovviamente tutto questo poi porta a, una volta aver avuto un concept, a comunicarlo. Noi, da questo punto di vista, nel mondo della ristorazione, non siamo fortissimi. Come comunicare il mio concept, come far arrivare la mia idea alla gente. Un altro aspetto molto importante della guida, e qui un po' anche il cuore, il motore di tutto quello che è stato preparato, è un cambio di mentalità da un sistema di controllo dei costi, sui quali noi ristoratori, devo dire, siamo abbastanza bravi mediamente, a un sistema di pianificazione dei costi, ossia determinare a valle quale marginalità vogliamo avere, dove vogliamo tendere come profittabilità dell'attività, e a risalire, no, come gestire tutti i costi per arrivare poi a quella marginalità, piuttosto che a valutazioni sulla redditività del capitale. Per chi è proprietario di un'attività rispetto a chi la affitta, cosa deve fare? E porsi obiettivi di incidenza sul conto economico. La parte del conto economico è molto sviluppata all'interno della guida, quindi troverete indicazioni pratiche su ma io quanto devo spendere per la location se voglio fare un ristorante rispetto a quanto devo fatturare. Tutte domande che saperle prima aiuta molto che non saperle dopo. Ci sono chiaramente tutti questi conti economici, li abbiamo formulati creando delle categorie il più possibile omogenee di ristoranti. Chiaramente, se voi prendete il singolo ristorante, vedrete che difficilmente rientrerà perfettamente in una delle tipologie che abbiamo descritto, ma servono per dare delle indicazioni di base. E quindi, per esempio, qui trovate una sintesi del conto economico. Nella guida troverete che abbiamo diviso il mondo della ristorazione in quattro categorie, mutuando un termine americano: quick service, mid-scale, moderate upscale, upscale. Sono quattro categorie, ovviamente sono quattro macro categorie. Nessun ristorante potrà mai rispecchiarsi appieno in uno di questi profili, ma diciamo che è molto importante capirne la struttura, la logica, perché è chiaro che se uno pensa di avere un ristorante che è un quick service,
deve sapere che se non riesce a gestire un food cost che si aggira intorno al 18%, è difficile che possa fare i soldi in questo settore, perché è un'attività che ha delle regole molto precise. Il quick service risponde ad una regola e ad una occasione di consumo molto diversa da un ristorante upscale, di cui abbiamo qui anche dei rappresentanti, dove la gente va per fare un'esperienza enogastronomica di un certo tipo, in una predisposizione mentale di un certo tipo, dove è disposto a fare un percorso di un certo tipo. Non vi annoio con tutta la parte di studio della segmentazione di come si può fare, troverete tutto nella guida, però diciamo sicuramente determinarsi se noi vogliamo essere un quick service, un mid-scale, fa una grossa differenza nel come poi andremo a gestire operativamente la nostra attività. Nella guida troverete anche quelli che noi chiamiamo i driver di fatturato, quali sono tutti gli elementi che fanno sì che poi l'attività fatturi quello che deve fatturare, quanti tavoli devo avere, no? Come faccio a gestire la qualità percepita, come faccio a gestire la notorietà, come misuro la fedeltà della clientela, come gestisco la velocità di rotazione dei tavoli, come induco una certa velocità di rotazione dei tavoli, piuttosto che le promozioni, le dimensioni, le porzioni, come fare i menu, come fare i prezzi, insomma una guida abbastanza completa. Da ultimo un aspetto importante è che i ristoranti si sono sempre sentiti un pochino un po' immuni dalla dimensione promozionale, c'è ancora abbastanza diffusamente un concetto che dice se il mio cibo è buono la gente verrà, non è più così, oggi c'è una tale offerta rispetto alla domanda che rendersi visibili, rendersi appetibili diventa estremamente delicato e importante, anche con un ottimo cibo, un'ottima offerta, un ottimo concept, non sempre riusciamo ad avere un'attività che gira quanto vorremmo. E quindi nella guida c'è una parte sulle promozioni dove si dice come fare quello che fanno i prodotti di largo consumo, le grandi aziende, in un piccolo ristorante, con una serie di casi molto concreti di attività che sono state fatte, con i risultati che hanno ottenuto, come si implementano, per aprire un pochino la mente dei nostri amici ristoratori su questa dimensione. Concludo con un'ultima slide che riprende un pochino l'inizio. Abbiamo svolto una ricerca con Fincommercio a supporto di tutto questo studio, da cui è emersa una cosa che sappiamo da sempre. Qual è il motivo principale per cui la gente va al ristorante? Qual è il metodo con cui scelgono un ristorante? Vediamo uno straripante 94% di passaparola. Per cui c'è una cosa che non è cambiata e effettivamente come noi accediamo a questo, al ristorante a cui vogliamo andare. Quello che è cambiato è tutto quello che c'è intorno, che oggi, ecco, questo passaparola avviene in modo completamente diverso da come avveniva soltanto 10 anni fa. Un tweet, un post su una pagina Facebook, un'email, una newsletter e quant'altro. E tener conto di questo mondo che cambia oggi per la ristorazione è diventato qualcosa di assolutamente inevitabile e ineluttabile. Io vi ringrazio e siamo a disposizione per le vostre domande.